Allora, vediamo se così ci riusciamo. Ok, direi che ci siamo. Eccoci qua, finalmente siamo in diretta. Vi chiedo scusa, c'è stato qualche, sono in ritardo di qualche minuto. Ho avuto qualche problema con la linea, quindi questa sera non sarò, anche su Facebook perché il servizio che mi permette di accedere anche a Facebook contemporaneamente non funziona, banalmente non sta funzionando, quindi saremo solo su YouTube. Mi dispiace per chi mi sta seguendo da Facebook, ma purtroppo questa sera non ci siamo. Allora, vediamo un pochino. Facciamo una cosa però, condivido allora su Facebook per tutte le persone che mi stanno aspettando, perché mi dispiace chiaramente perché stanno aspettando. E allora vediamo un pochino, eh. Lo so che ci siete, arrivo subito, eh. Ok. Allora, direi che possiamo partire benissimo, benissimo, con 8 minuti di ritardo, direi che 8 minuti di ritardo. C'è River Johnny, ciao River, ciao Johnny, come stai carissimo, carissimo, simpaticissimo e molto gentile Johnny. Ciao Teresa, ciao Teresa, ciao Anna Rita, Nives, Sere, ciao Serena, ciao Maria Scala, buonasera anche a te, benvenuti, benvenuti tutti. Come vi dicevo, purtroppo ho avuto qualche problema tecnico derivante dalla linea internet, purtroppo capita, e quindi siamo così. Allora, questa sera entriamo nell'argomento. Continuiamo il discorso che abbiamo fatto non la volta scorsa, ma 2 volte fa, a proposito di tutte le risposte possibili sulle sopracciglia tatuate. Quindi una di quelle puntate divertenti, piena di sfiziosie, piena di curiosità che io vi porto dalla mia esperienza professionale di tutti i giorni. Ancora oggi veramente è stata una giornata faticosa, faticosissima. Pensate che oggi ho ben trattato la bellezza di 6 clienti, non erano tutte 6 clienti di lavori nuovi. Ovviamente non ce l'avrei fatta, ma insomma sono arrivato a casa, mi sono cambiato, ho fatto una roba, poi sono uscito, andato in studio, e alla fine eccomi qua. In pratica non ho mangiato né a pranzo né a cena, ma va bene, è così che si fa. Allora, ciao Valeria Mazzara, ciao, eccovi qua, ci siete già. Celeste, ciao Celeste, Francesca, ciao Francesca, vediamo un po', riesco ad aumentarvi un pochino, no, qua così, no, così. Allora, quindi, eccola, così vi leggete meglio i vostri commenti, che è più bello così, benissimo. Ok. Sì, cutting, no, no, non esattamente. Allora, l'altra volta abbiamo lasciato a metà il discorso, vediamo se intanto qualcuno ha visto. Mi spiace per chi mi segue da Facebook, ma purtroppo no, questa sera niente da fare. Allora, ci siamo lasciati con la domanda: si può fare in estate il trucco permanente, al quale abbiamo già dato risposta, quindi andiamo avanti. Io qua, come vedete, ho un sacco di domande, sono le domande più frequenti, quelle che mi fanno di solito. Partiamo subito da una. Però ragazzi, lo sapete che io devo sempre fare un po' di discorsi simpatici, altrimenti non mi piace fare la diretta. Allora, proprio oggi ho visto. E allora, proprio oggi ho visto una bella pubblicità che mi è arrivata nella bacheca, di un bel nome famoso, conosciuto, importante di trucco permanente, che dice: "Ragazzi, ho preparato per voi un corso e ve lo lascio al 50%." Cioè, ecco, come dire, questo ha preparato un corso, si è fatto magari anche un discreto mazzo e poi ve lo regala, praticamente ve lo lascia al 50%, perché se tu un oggetto lo vendi al 50%, evidentemente non guadagni niente, no? Quindi in pratica ve lo regala. Ora, è ovvio che questo fa abbastanza ridere, no? Fa abbastanza ridere perché vuol dire, uno, o che quello che mi stai vendendo non vale niente e che quindi me lo puoi vendere anche al 50%, che è già forse pagato troppo. E allora se non vale niente cerchi di vendermelo al 50%, oppure se invece vale qualcosa,
Beh, come dire, non ci siamo, non ci siamo proprio. Non si fanno quindi le promozioni. E l'altra, infatti, la domanda che è questa: posso fidarmi delle promozioni? Ci sono una serie di siti online che fanno promozioni super scontatissime. Non li voglio nominare perché non mi va, però tutti voi li conoscete. Gru 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 gru, insomma, ce ne sono un sacco che fanno questi super sconti incredibili, micidiali. E le clienti mi chiedono: ci si può fidare di questi sconti? Di chi fa le promozioni? Ci si può fidare? Beh, io dico assolutamente di no, no, semplicemente per un motivo molto banale, perché se una persona fa una promozione, cioè può aver senso giusto nel momento in cui deve promuovere un nuovo servizio da inserire all'interno del suo istituto, ma la promozione deve essere veloce, rapida, no? Cioè veloce, rapida. Ma se fa una promozione così, senza motivo, vuol dire una cosa sola, e vale anche per i corsi online: 50%, 50% di sconto. Ma vuol dire che praticamente quelli che l'hanno comprato fino a ieri erano deficienti, che l'hanno pagato intero, no? Poi per il mese di marzo 50% di sconto. E allora quelli che hanno comprato a febbraio erano dei coglioni, dei deficienti, scusate, vabbè, ci siete capiti, no? Questa roba è veramente incredibilmente fuori dal mondo, no? Ah, abbiamo anche Silvia. Ciao Silvia, ciao Loredana, Capolungo, ciao Nadien, ciao Trip Ethan, ciao, ciao Ethan, Johnny, vabbè. Dopo il tuo tema, sì, il 50, ma è lo stesso dell'altra volta? No, no, Johnny, non è lo stesso dell'altra volta, no? Non è lo stesso dell'altra volta. Non è lo stesso nome, ma non è lo stesso corso. Ciao, sono Suri, una ragazza spagnola trasferita a Roma. Ciao, ciao Suri, è un piacere averti qui con noi questa sera. Ciao. Buonasera Patrizia, ciao Patrizia Spinogatti, ciao, ciao. Allora, sì, parlo pure liberamente, ma sì, ma perché ti rendi conto? Uno paga un corso, paga un servizio, lo paga al 100%, poi dopo un mese se lo ritrova scontato al 50%. C'è solo un motivo per cui una persona svende le sue cose, c'è solo un motivo. Quando è che svendi una casa? Quando è che svendi una macchina? Quando è che svendi un prodotto? Quando è che svendi il tuo servizio? Quando non ne vendi. Ciao Giusy, benvenuta. Cioè quando non ne vendi, quando nessuno ti si fila, e allora sei costretto a svenderlo. C'è solo questo motivo. Io vi dico questo: chi fa le promozioni non vende, sta cercando di attirare clientela. Poi possiamo tutti essere d'accordo che una persona che all'inizio della sua attività, all'inizio della sua carriera, possa avere una promozione lancio, ma ci mancherebbe altro. Ciao Michela, ciao. Ci mancherebbe altro che non possa avere una promozione lancio, oppure, non so, nell'insieme dei suoi servizi, che ne so, un centro estetico che inserisce un servizio nuovo, che ne so, la depilazione, no? La depilazione laser, intendo. Beh, allora pu può dire: va bene, per i primi 10 pacchetti ci sarà il 10% di sconto. Ma 10% di sconto, no 50% di sconto, che è una roba assolutamente fuori di testa, senza senso, senza motivo di esistere. È poco serio, quindi diffidate da chi fa le promozioni. Ho già fatto un altro video dove spiego questa cosa. Diffidate da chi fa le promozioni. Veramente una cosa poco poco seria, veramente. Ok, andiamo avanti. Allora, si può fare il trucco permanente definitivo? Mi chiedono. Definitivo, definitivo in che senso? Che dopo muori, no? Definitivo, no? No, il trucco permanente intendo dire il trucco permanente. Il trucco permanente che non va mai più via, quindi non è solo, è veramente permanente il trucco imperituro, lo potremmo chiamare così. Allora, prima di rispondermi alla domanda, vi voglio fare un piccolo riassunto. Allora, per chi avesse piacere di ricevere l'attestato online, per le persone che seguono, per tutti voi che seguite i video, potete richiedere il vostro attestato online che vi manderò con tantissimo piacere. E siete veramente tanti, ormai devo dire qualche centinaio, ne ho mandate già, quindi siete veramente tanti che mi seguite, sono molto molto contento. Intanto saluto Vito, buonasera Vito, ciao, benvenuto. Teresa Barbato, ciao Teresa. Abbiamo anche
Celeste, sì, l'ho già salutata prima. Piera, ciao Piera Lai, ciao, che piacere Piera. Allora dicevo, per chi avesse piacere di ricevere l'attestato online, c'è anche Federica Rondelli, ciao Federica, basta scrivere un'email a info@stefanostrano.it. E chiaramente scrivendo che avreste piacere di ricevere l'attestato online e riceverete un attestato che potete stampare su carta ma anche su pergamena già ottimizzato e così potete utilizzarlo da mettere ad esempio nel vostro studio. Mi sembrava una cosa carina da fare, ha avuto un grande successo, sono molto contento che vi sia piaciuto. Dicevo, ne abbiamo dato già qualche centinaio, quindi siete veramente tanti. Molto molto bene. Altra cosa, per chi fosse interessato ai corsi, nella descrizione del corso, cioè nella descrizione del video, troverete info sui corsi, basta cliccare lì e potete sapere dove saranno i prossimi corsi. Ad esempio, vi dico già che i prossimi corsi saranno a Como, quindi saremo a Como prossimamente, quindi al nord, al nord, al nord, al nord, al nord. E poi il corso immediatamente successivo sarà a Bologna, Bologna, così ci facciamo una bella piada, ok? Non vedo l'ora di andare a Bologna. 6, 7, 8 di maggio saremo a Bologna, ok? La nostra Silvia sarà già dei nostri, ma abbiamo già diverse iscrizioni, non moltissime perché voi come sapete i miei corsi non sono molto numerosi. Vi dico che per Como c'è ancora un solo posto disponibile, erano due la settimana scorsa, adesso è diventato uno. E invece per Bologna abbiamo ancora tre posti disponibili, quindi per chi avesse piacere, ripeto, Como 1, 2, 3 aprile, un posto, Bologna 6, 7, 8 di maggio invece abbiamo tre posti, quindi c'è ancora possibilità per chi volesse partecipare. Bene, dicevo, si può fare il trucco permanente definitivo? Allora, il trucco permanente definitivo, allora, diciamo che teoricamente si può fare, certo, teoricamente si può fare, nel senso che basta utilizzare il pigmento che si usa per i tatuaggi al corpo. È un pigmento che è pensato per durare per sempre, per resistere a qualsiasi cosa e per non andare mai via, ok? Il problema però è questo, che non si può, o meglio, si può, perché se voi lo fate si può, certamente, no? Però diciamo che non sarebbe permesso, non sarebbe legale, chiamiamo a dire, insomma, non esagerare, no, non si può fare. Johnny scrive, ma si espanderà? No, no, se è dato bene non si espanderà molto, no, no, se è dato bene non farà granché di differenza, in realtà si espanderà un pochettino, però no. Diciamo che il vero problema è che non si può fare perché, intanto perché è vietato, no? E poi perché, come dice giustamente il nostro attentissimo Vito, guarda, faccio rispondere a Vito perché è persona molto preparata e ci siamo fatti anche due belle chiacchiere e quindi faccio rispondere a lui, che dice una cosa assolutamente corretta, correttissima. Eccola qua. Assolutamente no, il viso cambia come il resto del corpo. Esatto, e anche Teresa scrive, la morfologia del volto cambia con il tempo. Siete bravissimi, perché è proprio questo il motivo vero. Il nostro corpo e soprattutto il nostro volto in particolar modo cambia negli anni e quindi ve la faccio breve, no? Quando mi chiedono questa cosa, io dico sempre ai miei clienti: ma se io le facessi una linea dritta sulla fronte, fra 20 anni sarebbe ancora dritta? E i clienti chiaramente dicono: ma ovviamente no, perché mi cade la pelle, mi cade qua la sua giù. Ecco, allora se io faccio le sopracciglia definitive, tra 10 anni se le trova così e va in giro così, ma non diversamente da così, ecco. Capite che è inevitabile purtroppo che succeda questa cosa. Quindi è bene non farlo, ok? Non solo per questo motivo, ma anche per un altro motivo, che è una certa percentuale di, prima di tutto, di pentimento, nel senso che una persona che fa un lavoro definitivo potrebbe benissimo pentirsene, e noi non vogliamo questo, no? Vogliamo qualche cosa che invece possa accompagnare le nostre clienti per qualche tempo, dopodiché semmai lo vengono a riprendere, ma se si dovessero stufare, non sono costrette a portarselo avanti tutta la vita, no? Inoltre c'è un'altra cosa ancora da dire, che è il cambiamento dei gusti, il cambiamento dei gusti, gusti proprio estetici. Quindi una persona che si fa un certo tipo di lavoro potrebbe semplicemente cambiare idea e apprezzare qualcosa di diverso,
e utilizzare il pigmento da trucco permanente, quindi il pigmento che va via, ci permette di seguire le nostre clienti molto meglio. Ecco perché molte volte mi hanno chiesto di utilizzare i pigmenti da tatuaggio per fare il trucco permanente, mai ho ceduto a questa richiesta e vi consiglio di fare questo. Qualcuno dice giustamente anche: il colore vira. Allora, il colore vira, ma il colore vira in tutti i casi, nel senso che il colore vira anche quello da trucco permanente, anche quello da trucco permanente vira, soprattutto se non è stato selezionato nel modo giusto. Buonasera Milena Sforzini, buonasera. Diciamo che il nero da tatuaggio, se viene utilizzato col tempo, tende a diventare bluastro o verdastro, mentre il nero da trucco permanente, guarda caso ne ho uno qua, eccolo qua. Ve lo faccio vedere meglio, questo è il nostro Eye Black della linea Lux, spero che si veda. Ecco, questi qua non virano, restano neri, col tempo un po' sbiadiscono e al limite tendono a diventare un pochino grigi col tempo, perché sbiadiscono, ma non diventano né blu né verdi. Quindi si può fare il trucco permanente definitivo? Ma in pratica si potrebbe fare, ma in teoria e con un po' di testa sul collo sarebbe meglio non farlo, ok? Bene, andiamo avanti con un'altra domanda. Le sopracciglia seguono la moda? Le sopracciglia seguono la moda? Mi chiedono. Cioè, il ragionamento è sempre questo. Il ragionamento che io faccio fare alle mie clienti è: guardate che le sopracciglia seguono anche la moda. E le clienti: oh no, ma quando mai? Ma io non ho mai seguito le mode in vita mia, mi dicono le clienti. Io mi sono sempre vestita come pensavo io, nel modo migliore. Allora io dico sempre questa cosa: bene, allora mi fai vedere una foto tua di 10 anni fa e poi magari fammene vedere un'altra di 20 anni fa e vediamo se non seguivi le mode, vediamo se non seguivi le mode. È ovvio che cascano tutte come delle pere mature, perché è ovvio che la moda è qualcosa che ti circonda, sei influenzato anche senza volere, e quindi anche le sopracciglia, che sono una parte importantissima della nostra estetica, oltre che della nostra mimica facciale, non possono evitare di, come dire, di seguire la moda. E infatti ho fatto un bel video, se avete piacere di andarvelo a vedere, poi vi metterò la scheda qui, anzi qui, non mi ricordo, tutti quelli bravi su YouTube lo fanno, dicono vi metterò un video qui, ecco, facciamo così, facciamo che è giusto di qua, vi metterò la scheda lì del video dove ho analizzato le sopracciglia negli ultimi 70 anni, no? Dimostro in maniera inequivocabile come le mode delle sopracciglia passano da sottile a spesso, da spesso di nuovo sottile e così via, a fasi alterne, a cicli di circa 10 anni. Infatti avrete tutte notato, avrete sicuramente tutti notato che abbiamo passato l'ultimo periodo in cui le sopracciglia andavano di moda abbastanza spesse, ma già da un paio d'anni comincia la controtendenza, e quindi io mi aspetto, verosimilmente, che nel giro di ancora di 2 o 3 anni ritorni la moda di sopracciglia un pochino più sottili. Uscirà una supermodella, una super gnocca incredibile con le sopracciglia sottili, come fece negli anni 2000 Pamela Anderson, ad esempio, e tutte vorranno le sopracciglia sottili, ok? Dani Petkova, ciao, mi scrive bravissimo, grazie, anche con te ci hanno fatti una bella chiacchierata a proposito del trucco permanente, è una persona molto talentuosa secondo me da questo punto di vista. Ho visto i suoi lavori, devo dire che mi piacciono, quindi le faccio anche i complimenti dal vivo, come faccio quando sinceramente lo penso sempre con tutti, ok? Allora, poi tra le domande più classiche, ecco, vediamo un pochino questa. Come fare durare di più il trucco permanente? Sì, vabbè, ma qua ho proprio fatto un video dove lo spiego, quindi non c'è bisogno di perdere tutto questo tempo. Ecco, una cosa importante, maschera di colore inutile a fine lavoro. Allora, questa roba qui è fantastica, no? Io vedo un sacco di video di lavori dove vedo questa maschera di colore messa sopra il lavoro a lavoro terminato, no? E
veramente, cioè, ne ho sentite di tutti i colori, di che cos'è. Allora, parliamoci chiaro. Mettere del pigmento sopra le sopracciglia a lavoro terminato, sapete a cosa serve? Cioè, serve ad una sola cosa. Serve a buttare via il pigmento. E quindi chi vende pigmento probabilmente in questo modo riesce a venderne quasi il doppio, perché, cioè, perché se tu un boccettino lo usi per fare il lavoro e un boccettino lo usi per colorare, per, da mettere sopra prima di finire, è chiaro che a fine dell'anno, anziché comprare non so 10 boccettini di colore, ne hai comprati 20, e quindi chi ti ha insegnato queste cose è un volpone. Io vorrei veramente andargli a stringere la mano, perché dal punto di vista commerciale evidentemente mi dovete insegnare tutto. Cioè insegnare alla gente come si spreca il colore in modo da poterne vendere altro, perché dal punto di vista tecnico non ha alcun senso, perché evidentemente come dire, il pigmento non entra nelle fessurine del colore, non è che mettendolo sopra entra dentro, no? Cioè facciamo una grande fatica già con l'ago facciamo fatica a inserire il pigmento sotto pelle, figurarsi se poi appoggiandolo sopra il pigmento scende da solo, a maggior ragione che abbiamo liquido interstiziale, sangue che escono fuori, quindi con un moto convettivo, si dice, dall'interno verso l'esterno. È evidente che il pigmento non può entrare in nessun modo, nessuna forza fisica può farlo entrare dentro. Allora, Johnny scrive, cioè la loro speranza quale sarebbe? Quella di far entrare altro pigmento nei microfori degli aghi, così per riempire, cioè non ho capito. Sì, esattamente una cosa del genere, solo che è una tecnica utilizzata principalmente nel microblading, e viene messa questa maschera di colore sopra, e il motivo sarebbe quello di far prendere un pochino di più il colore, e poi ti inventano qualunque altra cosa, sfiammante, decontratturante, probabilmente sarà anche rilassante, forse anche un po' sonnifero, e magari ci mettiamo anche un po' che ne so, plasmatico, che non so cosa vuol dire, ma forse fa figo, no? Ok, ecco, Celeste scrive, lo penso anch'io, ma in generale con una persona la prima volta che la si vede si mette sempre una maschera, per questo dobbiamo essere bravi a guardare oltre. Vabbè, Celeste, tu qua fai un'osservazione veramente molto molto sottile, e grazie per questa bella osservazione che poi vi invito ad andarvi a rileggere. Niles di Los Angeles, ciao Niles di Los Angeles. Allora, dicevo, quindi vi racconto un piccolo aneddoto che è interessante a proposito di queste cose, cioè nel marketing far sprecare ai clienti per vendere di più non è assolutamente una novità, cioè ci sono esempi importantissimi nella storia nostra in generale, e ve ne racconto uno che è interessantissimo, così che voi possiate capire che io dico le cose scherzando, ma le cose che dico le dico assolutamente a ragion veduta, le dico perché ho passato metà della mia vita sui libri e quindi è molto difficile raccontarmi scemenze da questo punto di vista. Allora, voi conoscete tutti l'azienda che vende dentifrici più famosa del mondo, l'azienda che vende il dentifricio, probabilmente molti di voi in casa anche in questo momento avrete i dentifrici, il dentifricio della marca Colgate, che in realtà il nome originale, cioè si dice Colgate, no? Sarebbe Colgate, però dice Colgate. Ecco, questa azienda a metà del secolo scorso aveva un problema, a metà avanzata, erano circa gli anni 60, anche più avanti, diciamo circa, insomma comunque era ancora l'età in cui la televisione aveva appena spopolato. Che cosa faceva? Non vendeva più, avevano grossi problemi, erano veramente quasi all'orlo del fallimento, eppure pensate un po' alla Colgate, no? La Colgate, e non sapevano come fare, fin quando a uno dei fondatori, uno dei proprietari, venne un'idea geniale. Segnatevi questa, perché è un'idea geniale, un'idea che ha risollevato l'azienda e l'ha fatta diventare quella che è oggi. Lo sapete cosa hanno fatto? L'uovo di Colombo. Semplicemente loro hanno allargato il buco dal quale esce il dentifricio. Prima lo facevano sottile sottile stretto, perché così tu potevi utilizzare giusto quello che ti serviva, no?
Poi invece l'hanno allargato bello grosso, in modo che in questo modo tu ne sprechi tantissimo, anche senza volere, ne esce molto di più di quello che ti servirebbe. E poi ovviamente quando fanno la pubblicità fanno vedere che sullo spazzolino, wow, ce ne mettono proprio un giro e mezzo sullo spazzolino, no? E quindi in pratica tu faresti tanta schiuma da poterti lavare i capelli e invece ti ci devi solo lavare i denti. Ecco, e questo ovviamente ha permesso all'azienda Colgate o Colgate di vendere da un giorno all'altro sostanzialmente il 150% in più di dentifrici. Andate a cercarvi questa storia, vedrete che è vera, non me la sono inventata, anche perché sarei un pazzo furioso a inventarmi una storia del genere. Ve ne dico un'altra sempre sull'azienda Colgate, che è fantastica perché questa azienda è meravigliosa. L'azienda Colgate si era insediata anche in Italia, ha cominciato a vendere dentifrici con grande successo e si chiamava Colgate. Tutti la chiamavano Colgate perché noi italiani non conosciamo l'inglese, quindi diciamo Colgate. Io avevo una zia che quella famosa bevanda che noi chiamiamo tutti Gatorade la chiamava Gatorade, no? Ti compro il Gatorade quando ero bambino, no? Era il Gatorade. Noi italiani diciamo Colgate, tutti dicono Colgate. A un certo punto l'azienda voleva ripristinare il nome originale, no? E quindi chiamiamola Colgate. E quindi hanno fatto una pubblicità televisiva che è andata in onda veramente, chiamando il dentifricio non più Colgate, ma Colgate. Colgate, quindi con la pronuncia corretta. Ecco, le vendite sono crollate, le vendite sono crollate. Che cosa hanno fatto? Hanno ripristinato immediatamente il nome Colgate facendo una nuova pubblicità e hanno ricominciato a vendere come noi tutti sappiamo. Questo cosa vuol dire? Queste due cose che vi ho raccontato sull'azienda Colgate o Colgate, chiaramente non hanno nulla a che vedere con la bontà del dentifricio, no? Cioè la bontà del dentifricio non aveva nulla a che vedere. Sono state due mosse di marketing, due mosse di marketing. Una ha addirittura salvato l'azienda, aprire e far sprecare prodotto. L'altra ha evitato il disastro. Mosse di marketing. Gli italiani sono ignoranti e noi allora gli diamo il nome da ignoranti. Ok? Questo che cosa vuol dire quindi? Che se io educo il mio pubblico, i miei clienti, a sprecare il prodotto che io vendo, è ovvio che di questo prodotto io ne venderò moltissimo di più, ne venderò moltissimo di più, arricchendomi sproporzionatamente e facendo diventare la mia azienda molto più importante. Invece io che sono genovese, propongo i boccettini piccoli, proprio perché così non ne sprecate, capito? Proprio perché così non ne sprecate, usate quello che vi serve, non comprate il boccettone grosso che ne usate un po' e poi quando siete in fondo ormai è scaduto, lo dovete buttare via, no? Ok, quindi boccettino piccolo, piccolo, e non mettete la maschera di colore sopra che non serve, non sprechiamo niente, nessuno diventerà miliardario, ma almeno saremo amici e va bene così, ok? Bene, andiamo avanti. Ok, un'altra domanda, un'altra domanda. Ecco, questa, occhi aperti per controllare la forma del trucco permanente. Allora, sì, questo è importantissimo. Quando le unghie di Bibi, ciao Bibi, buonasera, ciao. Quando facciamo i controlli dei disegni del trucco permanente, è importantissimo avere gli occhi aperti. Quindi, sia che voi siate operatori di trucco permanente, dovete ricordarvi di far tenere alle vostre clienti gli occhi aperti durante la misurazione, durante tutte le misurazioni e soprattutto durante i controlli finali. Ma se tu che mi stai ascoltando sei semplicemente una persona che vuole farsi fare il trucco permanente, è importante nel momento in cui ti prendono le misure che tu tenga gli occhi aperti. E se l'operatrice ti dice chiudi gli occhi, tu dici no, perché Stefano Strano ha detto che li devo tenere aperti, altrimenti mi fai un casino, no? Ma in che senso? Perché questa cosa qui? Semplice, perché la muscolatura delle sopracciglia è una muscolatura molto mobile e che si alza o si abbassa anche in base all'apertura o alla chiusura degli occhi. O meglio, quando gli occhi sono aperti si può alzare anche di 2 o 3 mm e quando sono chiusi si può abbassare anche di 2 o 3 mm. Questo cosa vuol dire?
Vuol dire che se io prendo le misure sull'occhio chiuso, probabilmente quando la cliente aprirà gli occhi mi troverò un sopracciglio più alto dell'altro, o comunque me le troverò diverse o comunque sbagliate, non più a posto in ordine. Quindi occhi sempre aperti, anche al di là delle sopracciglia, occhi sempre aperti, ragazzi. Bene, ok, vediamo un po'. Un'altra domanda importante. Eccola, questa qua è una domanda fantastica. Che, come dire, è proprio nell'ABC del trucco permanente, l'ABC del trucco permanente, che è questa. Perché dobbiamo attendere 30 giorni prima, di fare il ritocco? Perché non prima di 30 giorni? E allora io, per rispondere a questa domanda, vi faccio il mio solito e fantastico disegnino. Fantastico, vabbè, non lo so se è fantastico, però vi faccio il mio disegnino al quale ormai siete abituati. Alessandra Fidilio, ciao Alessandra, buonasera, benvenuta. Vi faccio il disegnino al quale ormai siete abituati, che è il disegnino della nostra pelle. Questo per farvi capire per quale motivo dobbiamo fare il ritocco dopo 30 giorni. Mi dice: ma Stefano, ma ti piace tanto disegnare la pelle? Sì, mi piace tantissimo, lo faccio spesso e volentieri, anche perché voglio che vi entri in testa questo. Allora, qui chiaramente sappiamo che siamo nell'epidermide, qui siamo nel derma e qui siamo nell'ipoderma. Ok, e fino a qua lo sappiamo. Sappiamo tutti anche che questa non è una divisione reale, non esiste veramente questa divisione, ma noi la utilizziamo per convenzione. Allora, quando noi lavoriamo e quindi inseriamo l'ago, anche se l'ago dovrebbe essere a punta, no, questo non è proprio a punta, ecco, adesso è a punta, dobbiamo andare nel derma, questo lo sappiamo tutti e soprattutto quelli che ascoltano i video di Stefano Strano lo sanno, non tutti lo sanno, ma diciamo che quelli che ascoltano i video di Stefano Strano dovrebbero ormai saperlo. Bene, andiamo nel derma, ma cosa succede? L'ago, facendo il suo percorso verso il derma, chiaramente passa anche dall'epidermide e quindi rilascia del pigmento anche in questa zona che è l'epidermide. Cosa succede poi? Qui, diciamo dopo 30 giorni, che l'epidermide ha fatto un ciclo completo di esfoliazione. Per quelli che hanno studiato, si sa che ci vogliono circa 28 giorni, dai 28 ai 35-40 giorni in base un po' all'età, e quindi per convenzione diciamo 30 giorni. Quindi l'epidermide esfolia, ovvero quest'ultima parte, la parte più superficiale, viene sostituita completamente. E cosa succede? Che quindi, esfoliando anche il pigmento che abbiamo messo nell'epidermide, e quindi il pigmento che sporcava l'epidermide verrà esfoliato, mentre rimarrà il pigmento che noi abbiamo messo nel derma. Ok? Quindi dopo 30 giorni la situazione sarà questa. Ora noi, per poter effettivamente capire se il lavoro che abbiamo fatto è andato a buon fine, dobbiamo attendere 30 giorni perché noi non vogliamo vedere lo sporco dell'epidermide, noi vogliamo vedere il pigmento che è effettivamente rimasto nel derma. E quindi dobbiamo attendere un'esfoliazione completa. Se ci troveremo con, vediamo un po', se ci troveremo con una situazione normale, un lavoro fatto bene, la situazione dovrebbe essere questa, cioè una buona parte di pigmento nel derma e di conseguenza un lavoro che si vede, che è rimasto bene e che magari andrà semplicemente un po' rinforzato. Se invece ci troveremo nella situazione per cui, facciamo un altro, se ci troveremo invece dopo 30 giorni in questa situazione in cui c'è pochissimo pigmento, solo un po' superficiale sul derma, bene, probabilmente sarà sbiadito quasi del tutto il nostro lavoro. Ora noi quindi cosa facciamo? Andiamo ad aggiungere col nostro ago del nuovo pigmento, questa volta magari un pochino più in profondità. Ora, per fare tutte queste considerazioni sul derma, sull'epidermide, sull'esfoliazione, dobbiamo attendere un'esfoliazione completa, perché soltanto dopo 30 giorni, quindi dopo un'esfoliazione completa, ci rendiamo conto effettivamente di quanto, come abbiamo lavorato. Se abbiamo lavorato bene, se dobbiamo schiacciare un po' di più, insomma, dobbiamo capire dal nostro modo di lavorare cosa è successo. Ecco perché non si fa
Prima Celeste mi dice riga super dritta il disegnino. Sì, allora Ornella dice buonasera. Johnny scrive: quindi si perderà il pigmento in eccesso e si vedrà il lavoro definitivo. E su quello andiamo a rifare la seconda battitura. Esattamente, ok? Esattamente, esattamente. Perché è soltanto quando l'epidermide se ne va che noi ci rendiamo conto di quanto lavoro abbiamo effettivamente fatto. Per ricollegarmi a quello che abbiamo detto prima, la copertura di colore sopra il lavoro appena fatto, al massimo potrà sporcare un po' l'epidermide, cioè inserirsi diciamo, nei tagli solo a livello epidermico, e quindi potrebbe sembrare che ci ha fatto inscurire un po' il lavoro, potrebbe sembrare, ma è rimasto talmente superficiale che dopo un mese non ci sarà più. Ma se queste persone non hanno fatto il corso di Stefano Strano, chiaramente questa grande verità non la sapranno. In realtà basta un qualunque libro di dermatologia per conoscere queste cose. Ok, bene, vabbè, io ve le porto e sarà magari più giusto. Esatto. Giustamente Johnny dice verrà esfoliata quella parte. Esattamente, verrà comunque esfoliata quella parte. Esattamente. Quindi noi abbiamo bisogno di capire con la pelle. Certo, è inutile spalmare nulla, è inutile spalmare nulla, esattamente come dice Johnny. È totalmente inutile spalmare nulla. Noi dopo 20 giorni vediamo il risultato finale. La copertura non serve a niente perché più giù dell'epidermide comunque non andrebbe, ma a parte che nutro i miei dubbi che vada anche nell'epidermide, al massimo va giusto a tappare un po' i buchi superficiali, ma poco, poco, molto superficiale, ok? Un'altra domanda, però prima mi bevo un sorso d'acqua. È una domanda che mi viene rivolta spessissimo al telefono. Attenzione per tutti gli amici operatori, spessissimo al telefono, una domanda e che viene rivolta anche ai centri estetici. È una domanda che se tu che stai ascoltando questo video hai intenzione di fare il trucco permanente, probabilmente potrai, come dire, farai, ti verrà in mente di fare a chi ti farà il lavoro. Ed è questa: devo togliere i miei peli naturali prima di fare il lavoro? Devo togliere i miei peli naturali prima di fare il lavoro? Ora io qua vorrei fare una riflessione. Se una persona, se una cliente arriva a pensare questa cosa, non ci arriva da sola. Evidentemente, no? Evidentemente arriva a pensare questa cosa perché avrà visto e ha visto in giro persone che sono totalmente depilate sulle sopracciglia e che hanno sopra un lavoro di tatuaggio scuro, brutto, tribale, tipo, no? Questo è quello che si faceva un po' di anni fa e ahimè è quello che fanno ancora molti. Ahimè è quello che fanno ancora molti, cioè fanno rasare le sopracciglia e lavorano sopra la pelle totalmente nuda, diciamo così. Cosa che è assai più semplice da un certo punto per quanto riguarda il disegno, per quanto riguarda il tatuaggio, è assai più semplice, no? Ecco, quindi, come dire, sì, lo fanno Alessandra, lo fanno, perché Alessandra giustamente fa, ah, sì, effettivamente lo fanno, lo fanno. Johnny giustamente mi dice un sorso di Gatorade, certo, la mia zia fantastica. Mi diceva un sorso di Gatorade, ok? Ecco, sì, Johnny dice una mia ex le ha così. Beh, sarà per questo che è ex, no? No, scusa, mi sono permesso, Johnny. Allora, dicevo, quindi quando la cliente vi dice devo togliere tutti i miei peli naturali prima di fare le sopracciglia? Ecco, voi in quel momento cercate di raccogliere tutta la vostra buona educazione e le dite: no, no, non si tolgono, non si tolgono. O meglio, le dite: no, signora, no, no, assolutamente non si toglie il pelo naturale, quello rimane. Anzi, anzi, il pelo naturale noi cerchiamo di mantenerlo il più possibile. Noi cerchiamo di salvare il più possibile il pelo naturale. Oh, abbiamo anche Hamid, ciao. Ciao, eccoci qua. Allora, vediamo un po'. Eccoci qua, ciao. Noi cerchiamo di salvare il più possibile il pelo naturale, quindi cercando di creare una forma per le nostre sopracciglia che contenga il più possibile
quello che la natura ha fatto. No? Poi è chiaro che se ci troviamo due cespugli andremo a depilare ciò che è in eccesso, ma quando di pelo ce n'è un po' pochino, oppure ce n'è un po' metà sì e metà no, insomma classica situazione, beh, in quel caso lì si cerca di salvare il più possibile, no? Celeste dice: quella dei peli sentita e risentita, chiaro, lo so, perché lo so, ho sentito anche tolgo tutto e le rifaccio da zero, sì certo, lo so, è una domanda che viene fatta spesso, per quello che ve la ripropongo qui questa sera, e soprattutto può essere utile a chiunque guardasse poi questo video domani, dopodomani, io dico questa sera, ma in realtà potrebbe essere mattina, potrebbe essere notte, potrebbe essere pomeriggio, perché online il tempo non esiste, ok, va bene, e quindi ci siamo capiti. Devo togliere i peli naturali? No, assolutamente no. Ok, poi andiamo un attimino avanti. Mi segno però quelle che ho detto e quelle che non ho detto, altrimenti poi vi rispondo due volte alla stessa domanda. Allora, ecco qua. Ah, ecco, questa è bellissima, fantastica. La cliente che mi chiede: ma mi fa il disegno prima? Anche questo, rinnovo il ragionamento che ho fatto prima. Se una cliente... Martina Moretti, buonasera, dice: scusate per il ritardo, non c'è nessun bisogno di scusarti, ciao, benvenuta. Dicevo, se la cliente mi chiede: ma mi fa il disegno prima? Vuol dire che sa che molti non lo fanno. E quindi si vuole giustamente, come dire, rassicurare del fatto che poi il disegno lo fa. Ma chi guarda il video, Vito scrive, ma chi guarda il video il giorno successivo può chiedere l'attestato. Ma certo, Vito, non è certo il fatto di essere presenti o meno alla diretta. Molte persone non possono essere presenti in diretta, quindi non c'è problema, ovvio. Chiunque guardi i video, come dire, ovviamente nel momento, cioè se ne guarda uno non ha molto senso, no? Ma persone che guardano i video, che magari seguono anche i consigli che do sulla pagina Facebook, beh, evidentemente è anche per loro, è logico, certo. Dicevo, se una persona mi fa questa domanda è perché evidentemente sa che molti non lo fanno. Ora, anche io so che molti non lo fanno, lo so per certo, anche nella nostra bella Genova ci sono molte persone che non fanno il disegno preparatorio, addirittura c'è una persona che è molto conosciuta, che ha iniziato a lavorare nel trucco permanente anche prima di me, ben prima di me, e che quindi decide di non fare il disegno preparatorio. E una mia cliente una volta mi ha detto che, andando a farsi le sopracciglia da questa, dice: ma non mi fa il disegno? E lei ha risposto: ma no, non lo faccio il disegno, sono 20 anni che faccio sopracciglia, no? Sono 20 anni che non mi serve il disegno. Ora, questa praticamente dice: sono 20 anni che faccio sopracciglia, quindi non mi serve fare il disegno. Ora io dico, mai ragionamento fu più sciocco, sciocchino. L'unico motivo per cui non fanno il disegno alcune persone, alcuni operatori poco professionali, è per risparmiare tempo, perché un buon disegno richiede mezz'ora, 40 minuti, richiede tanto tempo, richiede precisione. Invece risparmiano tempo così in una giornata, anziché fare 3 lavori, ne fanno 5, 6, 7. Questa persona fa i lavori in meno di un'ora, capito? E io lo so. E questo è sbagliato, è molto, molto, molto sbagliato. Molto, molto sbagliato. E quindi si fa assolutamente sempre il disegno. E porto sempre un esempio per spiegare questa cosa. Io sono genovese, a Genova noi abbiamo un grande architetto molto conosciuto in tutto il mondo, che è Renzo Piano, no? E allora io faccio un esempio che è questo. Ma secondo te, quando una cliente mi fa questo ragionamento, ma secondo te Renzo Piano ne avrà esperienza nel fare un progetto? Ma possiamo dire di sì? Possiamo dire di sì? Bene. Allora, e secondo te, quando fa un progetto, lui le misure le prende o no? E si rispondono da sole.
Il fatto di avere esperienza non vuol dire che siamo dispensati da fare le cose come si deve, ma secondo voi un chirurgo, quando deve fare un intervento, non segue esattamente tutta la procedura ogni volta, anche dopo 30 anni, non segue esattamente tutta la procedura? Ma certo che sì! E perché noi non dobbiamo farlo? Lo dobbiamo fare anche noi, ma soprattutto noi intendo, facciamolo perché così manteniamo alto e tiriamo un po' più su l'asticella del trucco permanente, perché se noi lavoriamo bene, costringiamo gli altri ad adeguarsi e quindi facciamo il bene di tutti, facciamo il bene di tutti, ok? Qui abbiamo Alessandro che dice infatti, ok, Teresa scrive oppure non si prendono le misure e si fa uno schizzo a occhio, no, a occhio, non si fa nulla a occhio, non si fa nulla a occhio, ok? Eliana, ciao, ciao Eliana, fanno senza misure a occhio, ne ho visto un sacco, certo, sì, Niles mi scrive anche sei il top, grazie, ti mando un bacio in diretta. Noi dicevo, cerchiamo di mantenere alto il livello del trucco permanente, del nostro lavoro, perché se noi siamo bravi e ci comportiamo bene e siamo professionali, costringiamo gli altri a diventarlo, perché le clienti, che sono poi le vere persone che decidono, che comandano, che sono le clienti, stabiliscono se una persona vale la pena di andarci o no. E quindi, se noi siamo professionali, ci comportiamo bene, facciamo tutto bene, lavoriamo bene, costringiamo gli altri a fare lo stesso e quindi diamo una mano a tutta la categoria, diamo una mano a noi stessi perché lavoriamo di più, diamo una mano a tutta la categoria e diamo una mano anche alle persone che lavorano male perché le costringiamo a studiare e diventeranno più brave anche loro e diventando più brave lavoreranno di più e saranno più contente e felici anche loro. Ok? Quelle che non avranno voglia di studiare, non avranno voglia di lavorare, dovranno giustamente smetterla di fare il trucco permanente. Ma d'altronde non è per tutti questo lavoro, lo sappiamo, ok? Quindi teniamo alto il livello del nostro lavoro al massimo delle nostre possibilità, ok? Benissimo. Johnny scrive: come costringiamo quelli che vogliono vendere i corsi a scontarli al 50% o a metterli gratis? Ma sì, cioè, non so come dire, cioè. Il corso deve avere un prezzo che sia adeguato all'impegno che l'insegnante ci mette e adeguato alle cose che vengono insegnate. Io credo di aver messo un prezzo assolutamente adeguato ai miei corsi. Chi è venuto lo sa. Addirittura i corsi avanzati costano meno del corso base, addirittura, no? Ma perché c'è una logica dietro tutto questo, che è una logica di creare un gruppo, di mettere insieme le persone, non è una logica di spremervi come limoni, ma che me frega, se voglio un limone apro il frigo e spremo, no? Se io volessi fare il commerciale, potrei fare corsi con 30 persone. Io ormai ho una visibilità, grazie anche a voi che mi siete vicini e che mi siete amici, una visibilità che mi permetterebbe di fare cose molto più grandi, cose molto più lucrose, ma non lo faccio perché non tradirò mai la vostra fiducia. Voi mi avete dato fiducia, io ho iniziato in un certo modo e proseguirò in questo modo. I miei corsi saranno sempre piccoli, saranno sempre fatti in un certo modo, avranno sempre un costo che è un costo adeguato, ma abbordabile e sarà sempre così. I miei pigmenti saranno sempre fatti in modo che non ne sprecate, cioè io voglio creare proprio un'ondata di persone in questo ambiente che lavorino con un'etica superiore. Perché l'etica superiore è vero che non fa diventare ricchi, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Cioè, si vive molto meglio, perché 100 euro più, 100 euro meno, 1000 euro in più, 1000 euro in meno non cambiano la vita di nessuno. Ma avere un bel rapporto con le persone, sentirvi a distanza, quello sì che cambia la vita, caspita. Ma, cioè, ma ragazzi, ma bisogna provare per capire questa cosa. Allora, niente, Iunia scrive, buonasera, ciao Iunia, buonasera. È poi divertente fare il disegno, è anche una sfida perché ci sono persone che hanno un lato diverso per... certo, esattamente. Vito, hai assolutamente ragione. Rendere un vito, scusami Vito, è un lapsus. Rendere un viso simmetrico, caro Vito, è certamente una scommessa, soprattutto quando abbiamo persone che hanno forti asimmetrie, come nel mio caso, che io ho gli occhi veramente molto diversi l'uno dall'altro. Johnny scrive: quando inizierai a parlare anche di tatuaggio artistico, ci dicesti che volevi fare anche dei video su quello. Sì, allora.
Per quanto riguarda il tatuaggio artistico, ci siamo, nel senso che le recensioni sono già iniziate, le varie recensioni, ne ho da fare alcune che andranno in onda presto. Per quanto riguarda il tatuaggio artistico, sto mettendo insieme tutta una serie di cose, perché come potete immaginare, quando Stefano Strano fa le cose le fa bene, non le fa raffazzonate, perché io non lo voglio fare così tanto per, ma voglio dare un servizio serio fatto bene. E quindi ci stiamo lavorando, c'è bisogno, come potete immaginare, di persone che mi aiutino, c'è bisogno di attrezzatura, c'è bisogno di una serie di cose, stiamo mettendo insieme tutto nel nostro piccino, un po' alla volta, ma faremo anche questo, sicuramente faremo un'ottima cosa e soprattutto organizzeremo dei corsi per chi volesse imparare veramente a tatuare come si deve, con dei tatuatori di altissimo livello, veramente bravi, bravi, grandi artisti del tatuaggio. Ai corsi ci sarò quasi quasi sempre, spero sempre anch'io, dove io insegnerò una parte, ma poi ci saranno ovviamente dei tatuatori di altissimo livello che faranno cose interessanti. Johnny, ok, Niles, ok. Bartolotta scrive: assolutamente onesto, il prezzo del tuo corso valeva molto di più. Grazie, grazie, molto gentile. Io credo che sì, nel senso che credo di dare molto durante il corso, ma soprattutto dopo il corso, e credo davvero che il mio impegno nei vostri confronti valga di più dei soldi che chiedo. Di questo sono assolutamente convinto e per quello che vado sempre a testa alta con tutti. Johnny scrive: io ti aiuto se vuoi, almeno per quanto riguarda grafica, web e comunicazione. Io ci sono, basta mi chiedi e sono con te. Queste sono le persone che ci servono. Queste sono le persone che ci servono. Johnny, guarda, non hai parlato a un sordo. Ti dico solo questo, ok? Ti dico solo questo. Bene, andiamo avanti ancora con qualche risposta alle domande da $1 milione. Le domande da $1 milione. Allora, vediamo un pochino. Ok, ah, va bene, qua chiaramente... Ah, ecco, una cosa importante, qua parliamo di pelo per pelo. Anna Rita scrive una cosa molto carina: è vero, vale molto sia prima ma molto di più dopo. Grazie Anna Rita, sei una testimonianza importante. Anna Rita ha partecipato ad un corso, evidentemente un corso iniziale, sta facendo il suo percorso, ci sentiamo abbastanza spesso e insomma lei può testimoniare chiaramente che io cerco, e come ha fatto adesso con molta gentilezza, cerco di essere il più velocemente possibile presente sempre per tutti quelli che hanno partecipato ai corsi, ma anche a chi non ha partecipato ai corsi. Sapete, ricevo ogni giorno molte domande, molte richieste di aiuto da tutti i punti di vista e io rispondo sempre a tutti con i miei tempi, rispondo sempre a tutti. Ok, allora dicevo, Natalia, ci sei anche tu, ciao Natalia, ciao, finalmente ci sei anche tu, bene, mi fa piacere. Dicevo, allora, due cose a proposito del pelo per pelo e del microblading che mi chiedono molti. Allora, intanto vi ricordo che lunedì, quindi tra poco, l'11 e il 12 marzo, ci sarà il corso avanzato pelo per pelo, e quindi va bene, niente, poi probabilmente lunedì sera farò una diretta proprio da Piacenza dove terremo questo corso. Volendo, vi dico, ci sono ancora un paio di posti, in posticini ci sono ancora volendo, ma ormai, come dire, il corso è abbastanza completo. Vi devo dire una cosa importantissima, vi rispondo prima alle domande sul microblading e poi ve la dico perché questa è forte, 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 lo so che vi piacerà tantissimo. Allora, prima di tutto io vorrei dire una cosa. Molte persone mi chiamano e mi dicono: io so che tu odi il microblading, no? Allora, voglio essere chiaro, io non odio il microblading e voglio che sia chiarissimo questo. Io non lo odio assolutamente, cioè, ma perché dovrei odiarlo? Non assolutamente. Però non mi piace. Non mi piace come tecnica in generale, questo lo dico. Credo che abbia un sacco di difetti e soprattutto con il dermografo si possono fare molte più cose, si possono fare le labbra, le sfumature, si possono fare meglio l'eyeliner, gli aliani sfumati, si possono fare un sacco di cose, non ultimo chi ha un dermografo si può fare anche un tatuaggino. Ecco, il microblading si può fare giusto il pelo per pelo, ok? Quindi esatto, come dice Johnny, io non odio il microblading assolutamente, però microblading no, ok? Cioè, questa almeno è la mia visione del trucco permanente. Ovviamente
Io ho delle allieve che sono venute da me dopo aver fatto corsi di microblading e che continuano a usare il microblading per un certo periodo anche dopo aver fatto il corso e mentre imparano a usare il dermografo. Quasi tutte però con il tempo abbandonano il microblading e si fanno portare via dal dermografo. Quindi la prima cosa che dico è... Allora, vediamo un attimino, qua abbiamo dalla sua esperienza, che giudizio dai del dermografo della Biomaster? Io sono alle prime armi e vorrei esercitarmi senza spendere grosse cifre. Allora, Genio G, intanto grazie per il tuo messaggio. Allora, ho fatto un video dove faccio vedere alcuni dermografi che vanno benissimo per il trucco permanente. Tra questi troverai anche uno che non costa molto, ok? Però non voglio adesso perdere troppo tempo, vattela a cercare e vedrai che lo trovi. Si intitola Alcuni dermografi per il trucco permanente e prossimamente farò la recensione di un altro che è arrivato da poco, insomma ne vedrete di nuove. Allora, quindi microblading, dicevo, il microblading spesso, sì esatto Johnny, il Proton, il microblading spesso viene interpretato in maniera non funzionale, e di queste cose ne parlerò molto bene in questi due giorni di corso a Piacenza. Non funzionale vuol dire che viene fatto mettendo mettendo i peletti tanto 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 sottili e vicini uno dietro all'altro, cioè tanto, scusami, non sottili ma fitti, tanto fitti uno vicino all'altro. Questo dal punto di vista della costruzione di un sopracciglio non funziona assolutamente. E perché viene fatto così da chi esegue il microblading? Perché viene eseguito così? Perché viene spesso anche insegnato così? Per un motivo, un motivo che è un motivo un po' sciocchino anche questo, a parte il fatto che tante persone proprio non sanno che si può fare diversamente, ma io non ce l'ho mai con gli allievi, perché gli allievi non hanno colpa, gli allievi fanno quello che gli viene insegnato. Io ce l'ho un po' con gli insegnanti che insegnano cose che strafalcioni insegnano anziché lavorare. E fare i peli troppo vicini porta quasi spesso ad un effetto simile a quello del tribale. Perché vengono fatti i peli così vicini vicini? Perché si fanno i lavori per far contente le insegnanti o per far contenta la collega, anziché per far contente le clienti, che dovrebbe essere la cosa principale che dobbiamo fare. Cioè far contente le nostre clienti dovrebbe essere l'obiettivo principale che noi abbiamo, e non mettere una foto dove ho fatto 160 peli perché così la mia maestra è contenta, perché che tanto la maestra gliene frega niente. Oppure perché faccio vedere che sono più brava della mia collega che ha fatto il corso con me, perché chi fa più peli è più figa, no? Ecco, no, togliamoci questa roba dalla testa. Non dobbiamo essere autoreferenziali. Io in questi due giorni di corso lo dirò e lo stradirò un sacco di volte. Non dobbiamo essere autoreferenziali. Noi dobbiamo utilizzare un sistema che funzioni, che faccia delle belle sopracciglia per le nostre clienti, e fare i peletti attaccati uno all'altro non funziona. Quindi voi che fate questa cosa qui, se volete sapere perché non funziona, siete sempre in tempo a venire al corso pelo per pelo. Ok, dai, altra cosa, quindi il discorso del pelo per pelo, sì, ecco, è un'altra cosa. Invece una domanda che fanno le clienti spesso, spessissimo, quando chiamano, è questa. Quando una cliente oggi chiede il microblading... quando una persona ti ringrazia ed è felice, scrive Vito, perché ha risolto il problema delle sopracciglia, vale molto più delle centinaia di euro. Ma certo, ma assolutamente, assolutamente. Pensate che felicità provo io quando una persona che, ad esempio, poteva avere qualche difficoltà finanziaria o di lavoro o essere in difficoltà, viene al mio corso, impara a lavorare, lavora, comincia a guadagnare, a distanza di 1 o 2 anni si trova ad avere un bel giro di lavoro, aver risolto i problemi economici, aver ripreso in mano la sua vita, essere felice, sentirsi bene. Pensate un po' che soddisfazione posso avere io di fronte a una cosa del genere. È chiaro che qualunque cifra questa persona abbia pagato non ha
assolutamente niente a che vedere con tutto questo, cioè la felicità che si prova in questo caso da parte mia vale molto di più dei soldi che mi ha dato e da parte sua vale ancora di più dei soldi che mi ha dato, perché, come dire, io veramente l'ho messa nella condizione di aggiustarsi la vita ed è bellissimo questo, è bellissimo, molto molto bello. Eliana scrive: quando sarà ne vorrei acquistare uno. Allora, sì, li puoi acquistare, non li vendo io personalmente, non li venderò io direttamente, non ho intenzione, non ho in programma di vendere dermografi, perché come vi ho sempre detto voglio essere libero di potervi dire quello è bello, quello è scarso, quello funziona bene, quello no, quindi non ho intenzione di vendere dermografi, ma vi dico volentieri quelli buoni, quelli meno buoni. Piera scrive: infatti dopo poco tempo il microblading diventa un tribale garantito. Esattamente. Allora mi bevo ancora un sorsino d'acqua. Stavo dicendo, quando una cliente vi chiama e vi chiede il microblading, attenzione, perché molte volte in realtà vi sta chiedendo l'effetto pelo per pelo, solo che siccome non sa come si chiama e siccome ha visto Facebook che è inondata di questi microblading, ti dice: io vorrei il microblading, ma veramente intende il pelo per pelo, perché la cliente non sa nulla di che cosa sia il pelo per pelo, non sa nulla di che cosa sia il microblading e le varie tecniche di tatuaggio, quindi in realtà ti chiede di fare il pelo per pelo. Altre volte invece capita che la cliente, ad esempio a me capita, non so se capita anche a voi, capita che la cliente mi chiami e mi dica Stefano, però mi raccomando, non fa il microblading lei, vero? Ecco, in quel caso intende veramente il microblading. Sono spesso persone che hanno fatto trattamenti di microblading che poi sono durati molto poco o che comunque non li hanno soddisfatti, o soprattutto una cosa che mi viene detto spesso, dove hanno sentito molto male. E infatti chi fa microblading utilizza tonnellate di anestetico, e infatti voi guardate le foto di chi fa microblading e vedete questi begli aloni bianchi tutti intorno, no? Proprio, guardate le foto con begli aloni bianchi tutto qua. Ecco, quello lì è perché hanno usato tonnellate di anestetico, perché senza anestetico il microblading non si fa, non c'è modo di farlo, ok? Quindi questo è un po' stringi quello che penso del microblading. Detto questo, io non lo odio, però microblading no. Dai, ok? Bene, allora, diciamo che ci siamo. Ecco, prima di chiudere questa diretta di questa sera, perché un po', diciamo, con le domande abbiamo un po' chiuso, le domande più importanti le abbiamo viste un po' tutte, sto rileggendo il... Sì, esatto, Vito dice c'è una vasocostrizione, per questo che diventa bianco. Vi voglio dire una cosa importantissima che sicuramente vi piacerà tantissimo, lo so, rullo di tamburi. Allora, preparatevi, perché finalmente abbiamo messo a punto un altro corso avanzato che so che vi piacerà tantissimo, perché questa volta si parla di labbra. E quindi un corso avanzato di 2 giorni dove si parla di sfumature full lips. Quindi per tutte le persone che vogliono impreziosire la loro tecnica di labbra, chiaramente è un corso avanzato, quindi non è dedicato a chi inizia, ma è un corso per le persone che hanno già esperienza, un minimo di esperienza almeno, cioè persone che con le sopracciglia già se la cavano, ad esempio, no? Ecco, e vogliono imparare bene 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 a fare le labbra con sfumatura e full lips, quindi queste due tecniche, la tecnica della sfumatura e la tecnica del full lips, l'8 e il 9 di luglio a Milano faremo questo corso. Quindi il corso è, ve lo annuncio questa sera per la prima volta, e quindi ci sono ancora tutti i posti disponibili. Non sono molti, come sempre nei miei corsi, ma da adesso, diciamo così, sono aperte le iscrizioni. 8-9 luglio a Milano. So che vi piace questa cosa perché me l'avete chiesta davvero tantissime volte. Io, dopo aver preso molti molti appunti, ho deciso di mettere su questi 2 giorni di corso e saranno belli, saranno interessanti. Parleremo di fisiologia, parleremo di forma, parleremo di pigmenti, parleremo di come miscelare i pigmenti, parleremo di una serie di cose veramente importanti, parleremo di estetica, parleremo di storia dell'estetica,
perché a differenza delle sopracciglia, con le labbra ci possiamo addentrare molto di più in quella che è semplicemente la storia dell'estetica, semplicemente no, diciamo quella che è la storia dell'estetica, in quanto le labbra rappresentano quasi sempre un vezzo e dalla notte dei tempi le donne si sono arrossate in maniera artificiale le labbra per sembrare più belle, e c'è un motivo, insomma c'è tutta una storia che io, sapete, a me piace raccontare le storie, e quindi anche questo corso, un po' come il corso pelo per pelo, sarà sostanzialmente una bella storia che inizia, che finisce, che va avanti. Bene, per chi avesse intenzione di avere semplicemente delle informazioni, può scrivere dove c'è scritto info sui corsi, qua nella descrizione del video, e niente, poi vi verrà spiegato il quando, il come, il dove e il perché. Ok, spero che questa novità vi piaccia, ma sono assolutamente sicuro, date le moltissime richieste che mi avete, in pratica mi avete quasi costretto a farlo, era già in programma di farlo, era assolutamente già in programma di farlo, solo che io avevo pensato di farlo in autunno, ma tali e tante sono state le richieste da parte vostra che l'abbiamo anticipato a luglio. Bene, 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 anche perché in autunno preparatevi, tenetevi forte, perché in autunno faremo un vero e proprio evento. Faremo un vero e proprio evento, ma adesso non ve ne voglio parlare, ma sarà un vero e proprio evento. Ne faremo due, uno a Milano e uno a Roma, quindi per il nord Italia, per il centro sud Italia. E niente, appena avrò il permesso dall'amministratore delegato, cioè appena noi come staff avremo organizzato tutto nel dettaglio, vi terrò assolutamente informati. Comunque sappiate che sarà in autunno, faremo una data a Milano e una data a Roma. Durerà un giorno questo evento, che sarà un evento, lasciatemelo dire, spettacolare. Cioè non è un corso, insegnerò delle cose, quindi sarà una giornata da dove ne uscirete con delle cose nuove, ma sarà una giornata spettacolare, una roba che secondo me non si è mai vista e se lo dico io che ho fatto spettacolo una vita, fidatevi che è così. Ok, benissimo, direi che ci siamo detti un sacco di cose, mi sembra che abbiamo raggiunto, abbiamo fatto quasi già 1:10 di diretta. Se avete qualche domanda a proposito delle cose che abbiamo detto, nel frattempo io vi ricordo che l'1, il 2, il 3 di aprile siamo a Como, abbiamo ancora un posto disponibile. Il 6, il 7, l'8 di maggio siamo a Bologna, per chi avesse piacere di partecipare a Bologna, sì, a Bologna tre posti mi pare, spero di ricordarmi giusto, l'ho scritto da qualche parte, ma direi ci sono ancora tre posti, ok? Abbiamo qui Vito, Natalia che scrive, ora ci devi dire che cosa sarà. Ah, che cosa sarà? Lo spettacolo dell'autunno? Beh, no, non ve lo dico ancora, è veramente troppo presto. No, invece il corso per le labbra, il Full Lips, quello è veramente un corso, cioè pensato come corso, quello serve a impreziosire e a migliorare moltissimo la tecnica delle labbra, per imparare a fare bene le sfumature e imparare soprattutto a fare la tecnica Full Lips, che è una tecnica diversa dal solito, che adesso va abbastanza per la maggiore e che a me piace molto molto molto. Un indizio, mi dici Natalia? Un indizio? No, non vi voglio dare nessun indizio. Beh, ovviamente voi sapete che avete a che fare con Stefano Strano e quindi tutto può essere, perché io, come dire, mi sento molto eclettico e voglio e faccio sempre un'operazione interessante, che è quella di portare nel trucco permanente anche cose che può sembrare non abbiano niente a che vedere, che invece sono molto molto importanti conoscere. Quindi sarà un evento, quindi non sarà un corso, ma sarà un evento dove insegnerò delle cose, ma soprattutto uscirete di lì molto molto divertiti e contenti, ve lo dico, e fidatevi che sarà così. Ok, la tecnica acquarello è praticamente
La tecnica full lips, quella la vedremo nel corso di Milano l'8 e il 9 luglio per le labbra. C'è chi la chiama acquarello, c'è chi la chiama full lips, c'è chi la chiama in tanti altri modi. Diciamo che la tecnica acquarello è un modo di stendere il colore. L'hanno chiamata così esattamente come per le sopracciglia esiste la tecnica ombré, esiste la tecnica stardust, esiste la tecnica pixel. Alla fine sono tutte la stessa cosa, ok? Bene, Alessandra mi dice: quando vieni in Sicilia? In Sicilia verrò sicuramente prima dell'estate, perché abbiamo già un corso previsto a Palermo, quindi presto sarò anche a Palermo, quindi verrò tra qualche mese, fra pochissimo tempo sarò anche a Palermo. Quindi Alessandra, se vuoi venire nel corso di Palermo c'è ancora posto, ci sono ancora 3 posti disponibili anche nel corso di Palermo, non ve ne ho ancora parlato ma abbiamo già avuto delle iscrizioni anche lì. Quindi ci sono ancora 3 posti nel caso ti facesse piacere partecipare. Ok, direi che vi ho detto veramente tutto. È stato bello, interessante, divertente come al solito essere qui con voi. Sto caricando, per chi se ne fosse accorto, dei video sul canale YouTube che sono video che sono usciti su Facebook. Non vi preoccupate se non capite bene, cioè se i giorni non sono sincronizzati, perché sono tanti video che sto caricando che risalgono anche a un mese e mezzo fa, ma dove do tanti consigli utili e interessanti. Quindi nei prossimi giorni vedrete che caricherò molti video, ma la diretta la facciamo lunedì prossimo, ok? Vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un bacione fortissimo, se volete l'attestato online scrivetemi. E se avete bisogno di qualunque informazione di qualunque tipo, vi lascio anche il numero di telefono al quale rispondo personalmente, eccolo qui, quindi se avete bisogno potete contattarmi a questo numero, al quale è un numero, diciamo, professionale, al quale rispondo personalmente. Ci vediamo lunedì prossimo, vi voglio bene, siete fortissimi e ricordatevi, il segreto è che non ci sono segreti. Stefano Strano vi dice tutto. Ciao!